Eccomi qua. Ragazzi, adesso un momento giornalistico qui a Zeli, che è stato spesso ospite qua, lui era qua di casa, adesso lui ha un po', diciamo così, cambiato casa, quindi siamo noi a collegarci con lui, col re del gossip, con Fabrizio Corona. Eccolo qua. Fabrizio Corona. Ciao, prossima. Ciao Fabrizio. Siamo a Zeli, il pubblico di Zeli ti saluta. Ci senti? Sì, assolutamente sì, mi sento bene, molto bene. Anche noi ti sentiamo, bene, quindi possiamo fare questa intervista in esclusiva. Innanzitutto, dove sei? A Busto, Frassica, dove devo essere? No, però si vede un sacco di gente, musica, belle ragazze. Sì, perché mi sono creato un business, mi sono aperto un locale, sì. Un locale? Che locale? Sì. Come che locale? Vai, fai vedere. Il Tunnel Disco Club. Non è possibile. Un bellissimo locale, adesso lo avvio per questi 7 annetti e poi lo cedo a un ergastolano che lo porterà fino alla fine. Vabbè, l'idea. Hai capito, magistrato? Se Fabrizio non va in discoteca, la discoteca va da Fabrizio. Magistrato, mi devi guardare negli occhi, vabbè, magistrato. No, mi devi portare rispetto a Fabrizio, no, ok, magistrato? No, tu non sei nessuno. Calma, calma Fabrizio, calma. Non sì, sono calmo, sto scherzando, stavo facendo le prove per la prossima udienza. Hai visto cosa ho fatto a Como? Ho visto che ha fatto a Como. Ho spaccato a Como. Sei finito sui giornali, abbiamo letto tutti. E l'ho fatta apposta, così tutti parleranno di nuovo di Fabrizio. Eh sì, lo so, però diciamo così i giudici non l'hanno presa molto bene. E che mi devono fare? Dove mi devono fare? Mi devono mettere in galera. Ci sono già in galera, ci sono già in galera, non mi fanno niente. Venite a vedere che sono in galera. Ma se continui a fare casini, Fabrizio, se continui a fare casini ti aumenta la pena, capito? Come aumenta la pena? Eh sì, più condanne hai e più aumenta la pena. Poi non mi dite niente. Come non mi dite niente? Ah, Fabrizio, stasera a spaccare proprio, complimenti! Grande. Il macello sta giù, non hai idea! Vai. Cos'è? Vai, CSI Bitonto. Vai sotto la cassa, vai! E con me, tutto c'è! Tutto in nero, vai, mi raccomando! Stiamo spaccando Frassica oggi, eh! Sì, 1500 persone, tutti VIP! Pensa, voleva venire pure la Barbara D'Urso! È venuta senza trucco per non farsi riconoscere! Ma senza trucco è talmente cesso, non l'abbiamo fatta entrare. Ci rovina l'immagine del locale. Non aver saluto la mia ex, la D'Urso. Bene. Fabrizio, allora, scusami, no, ti volevo dire una cosa, che sta un tuo fan che si vuole fare una fotografia. Se sì, assolutamente sì. No, volevo dire che questo è un po' spostato, non è molto normale. No. Quindi se lo assecondi, vabbè, tranquillo. Vabbè, fate dopo. Fate dopo. Vieni, che fai una cosa veloce, che Fabrizio mostra. Ma sei il numero uno, Maurizio, spacchi di brutto, fratello. C'è poco da applaudire. Ma tu sei quello. No, disastro. Sì, sono io. Oh, facciamo la foto, fratello. Dai, facciamo la foto che spacca. Oh, ma noi veniamo dopo di tutti, veniamo. Fai lo sguardo da figo. Che faccio okay. Dietro? Grazie, fratello, sei il numero uno, ti stimo di brutto, grazie. Questo me lo prendo spettacolo. Io. Va bene, grazie Fabrizio, adesso passiamo all'intervista. Ma scusa. Ti rendi conto che in Italia Fabrizio deve stare in galera? Questi deficienti girano a piede libero, ragazzi. Questo è vero, non ti si può dare torto. Scusa. Allora, no, ti volevo dire che quella persona che hai mandato a chiamare è arrivata, la faccio entrare. Ah, sì, assolutamente sì, assolutamente. C'eravamo prima noi, Fabrizio, c'eravamo prima noi. Un attimo, Frassica, lavoro un attimo, sto lavorando. E vabbè, anch'io sto lavorando. Ma questo è più importante. Beh, oh, avvezzendi, fuori, dai, a giocare davanti alle celle vostre, dai, veloce, fuori. Le ragazze giù in discoteca a fare animazione, per piacere, quando uscite, chiudete la porta, grazie. Ma carcere è questo, vado anch'io in galera così. Forza, veloce. Oh Fabrizio, sì. Ti volevo dire che io con questo ho parlato un minuto, questo parla sai, ma ha fatto una capatana. Lo so, lo assolutamente sì, però è una brava persona. Vabbè, me lo faccio entrare. Fabrizio, ma non possiamo fare prima noi, dai. Ehi, mi raccomando, però stringi. È permesso, non posso entrare. Fabrizio, ciao, ti trovo in forma. Sì, no. Ti trovo in forma. Sì. No. Ma è Beppe Grillo. Sì, assolutamente, ma non stare lì, mettiti un po' più a destra che non si vede. Vai. La destra è finita, sono morti, te lo dico io. Sono degli zombie, te lo dico io, sono finiti, Beppe, non ce la fanno vabbè, più. Vabbè, rimani a sinistra, stai La sinistra è peggio della destra, te lo dico io. Sono finiti, sono degli ectoplasmi, degli ologrammi. Beppe. Sono finiti, non ce la fanno più. Vabbè, rimani dove cazzo vuoi, basta che stai zitto. Ok. Allora, Beppe, Fabrizio ti ha fatto chiamare. Scusami un attimo. Pronto, chi parla? Scusami, sono i parlamentari del mio movimento. Ma cosa volete? Ma dove siete finiti? C'è Caggiareggio che vi cerca. Ma siete a Roma, sì, a Roma. Ma come i buchi?
Il Parlamento non c'ha i buchi, quello lì è il Colosseo. È il Colosseo quello con i buchi. Ma non potete continuare a rompermi sempre i coglioni a me. Chiudi, digli di andare a mangiare qualcosa e chiudi. Ecco, andate a mangiarvi qualche cosa, dai, andate a mangiare qualcosa che devo, ho da fare. Allora, scusa di tanto, ma vi continuano sempre a chiamare. Assolutamente, prego, assolutamente. Allora, ascoltami. Veloci. Tu sei il personaggio del momento, lo sai? Sì, sì. In Europa non si parla d'altro. L'Europa è finita! L'Europa l'abbiamo abbandonata! Noi dobbiamo uscire dall'Europa, bravo, hai capito? Assolutamente sì! Bravo! Sì. Noi dobbiamo assolutamente uscire dall'Europa, sì. Sono assolutamente d'accordo con giusto. Te! E infatti Fabrizio, cazzo, ci hai provato a uscire dall'Europa! È solo che... Sono fermato in Portogallo! Ce l'hai fatta, sì! Anche te! No, vabbè, no. Allora, scusami un attimo. Pronto? Ma come non sapete dove andare a mangiare? Ma vi devo dire anche dove andare a mangiare? Ma c'è pieno di ristoranti a Roma, cazzo! Ma cercate un po' di. C'è il cinese, il thailandese, il turco, cazzo! Passami la storia, vai! Ma non c'è una pizzeria a Roma, dai, ve lo dico! La conosco io! Ve lo dice Fabrizio, dove? No, ve lo dice Fabrizio. Pronto? Dove siete? Ehi, lo so che siete a Roma, è due ore che lo dite, dai. Pronto? Dove siete? In centro? Il centro è morto! Il centro è sgretolato! È finita come la destra e come la sinistra! Non esistono Beppe, più! Beppe, sto aiutando i tuoi cosi qua a 5 Stelle a trovare la pizzeria. Stai zitto un attimo, allora. Quanti siete? Minchia, 162. Ci hanno votato così, ci hanno votato. Cos'è dove che lo trovano fare? Un tavolo per un 162? Abbiamo preso un sacco di voti. Vabbè. Andate a mangiare una pizza al taglio, dai. Sì, sì, diglielo. Sì, sì, vicino alla stazione, sì. Sì. Ce n'è una proprio di fianco a quello che vende i giornali, dai. I giornali ci vogliono solo sputanare! Sono finiti i giornali! Minchia, Beppe! Basta, i giornali bisogna farli chiudere tutti! Beppe! Ti do una testata, ti spacco i Ray-Ban! Va bene. Questo adesso lo spegniamo, anzi lo butto! No! Ascoltami, l'unico telefono che avevo, l'unico telefono me l'hai buttato via, ma io non l'ho capito. Ascoltami, Beppe. Sì. Allora... Tu sei il personaggio del momento. Sì. Ma non ti vuoi alleare con nessuno. Un no. Bersani non ti vuoi alleare. No. Un Berlusconi non ti vuoi alleare. No. Perché sono morti, sì. Sono finiti come la destra. Sì, sì. La sinistra, il centro. Beppe. No, allora, Fabrizio ha risolto il tuo problema. Fabrizio ha creato un format. Non devi allearti con nessuno. Questo è il format televisivo. Ma che ce n'è? No. Italia's Got Govern. È bellissimo. Ma non devi fare niente, Beppe. Ma è una puttanata. Ho già capito tutto. Stai zitto, Prassica. Che ti sento, che dici che sono puttanata. Ma non si può votare con tutte le volte. Capisci che non ne sai niente di televisione. È meraviglioso. Allora, tu, quando i ministri vanno in Parlamento, schiacci il bottone senza dire niente a nessuno. E poi è il popolo da casa che elegge i ministri e i parlamentari. Così, col televoto. Ma sei un genio, sei. Allora no, sei ma questo genio. È un format che lo vendiamo in tutta Europa. Facciamo un sacco di soldi, Beppe. Sono cosa contento, ne pensi, sono Prassica? Sono un genio. Contento. Posso dire sinceramente stai cosa zitto, ne penso? Stai zitto. Come? Prima me lo chiede, poi no. No, devo interrompere, chiedo su. Una telefonata urgente. Ma stiamo parlando di soldi. Vabbè, dai, dammelo, veloce, vai, veloce. No, non è per te, è per Grillo. Minchia ancora. Ma per me. Ma si fanno tutti i cacchi loro lì, caspita. Ma come? Cosa non sapete cosa mangiare? Ma mangiare è una cosa naturale, ognuno sa cosa deve mangiare. Ma fate come gli altri, mangiatevi un cappuccino, un tramezzino. Ma ve lo devo dire, io ve lo devo dire. Sono stufo. Io vi mollo, vi lascio il blog, vi lascio il movimento, vi c'è anche il logo. Mi avete stufato. Io lascio la politica. Apro una focacceria a Recco. Beppe, non aprire niente, Beppe, che vuoi? Beppe, ci dobbiamo vendere il format all'estero. Beppe, questa è l'Italia. Questa non si riesce a parlare con la politica, avete capito? No, e io me lo vendo al format. Me lo vendo all'estero. Me lo vendo alla Germania. Me lo vendo alla Merkel. E se non liberato dall'amnistia, mi faccio dare l'amnistia. Ero dietro. Presentaci i tuoi amici. Sì, no, vabbè, dobbiamo assolutamente presentare il mio Beppe Grillo, Claudio Lauretta. Un grande applauso. È bravissimo, voi. È tipo Solletto, bravissimo. Cosa pazzesca. Bravo. Io ti ho votato. Io non mi sono votato. Io ho votato Berlusconi, te lo dico. Posso dire una cosa? Corona Presidente della Repubblica, subito. Anche il mio fedele poliziotto che mi accompagna sempre, Pippo Sollecito. Pippo, si è sai bitonto, eccolo qua. Grazie.
meravigliosi, bravi, bravi, meravigliosi, bravo, bravo, bravo Giovanni.